Buongiorno a tutti. Abbiamo pensato di fare un ulteriore incontro con la stampa per informarvi anche di come intendiamo procedere tra problemi che poi avete segnalato sempre sul discorso della raccolta dei rifiuti urbani e anche su quello che avete giustamente informato in merito a alcuni dei servizi che sono verificati soprattutto nelle zone di prossimità. Quindi la nostra intenzione è non eludere il problema, sappiamo che ci sono alcuni problemi che vanno risolti, però è anche nostra intenzione fare chiarezza sulle cose che vanno. Proprio ieri io ho partecipato a una festa che hanno fatto proprio di Santo Stefano, con l'assessore abbiamo fatto, con l'assessore Saragoni, abbiamo fatto un giro in zone periferiche, sempre zona Teverina, ci sono alcuni isoli di prossimità, e devo dire che quelle situazioni che noi abbiamo migliorato ieri, tutto ciò insomma che doveva funzionare, funzionava. È evidente che è solo un pezzo della periferia, quindi della zona verso est, e quindi soltanto un reso conto parziale. È evidente che in altre zone la situazione non è così, così funzionale. Prima di passare la parola all'assessore, proprio perché abbiamo reputato che laddove è necessario cambiare in meglio non abbiamo regole a fare i cambiamenti, riteniamo che il contratto in alcune situazioni debba essere modificato, sempre riferendomi alle isole di prossimità, questo perché io già ho detto altre volte, il comune di Viterbo dal punto di vista agricolo è un comune che ha una bella estensione e le zone agricole sono abbastanza eterogenee. Sono zone dove c'è una densità abitativa bassa e zone che sono sempre agricole, così come dice il piano regolatore, la densità abitativa è molto alta e quindi hanno a che fare più diciamo zone residenziali piuttosto che zone agricole. È evidente, sono, diciamo, sono tratti di città che si sviluppano magari lungo una strada vicinale o comunale. Insomma, c'è questa eterogeneità che ci porta indubbiamente a non avere una soluzione unica che va bene per tutto il territorio comunale. Quindi dobbiamo, come posso dire, calzare le soluzioni allo stato di fatto di alcune zone. E quindi voglio arrivare a dire che per alcune zone, secondo me, non ha senso parlare, visto appunto i problemi che si sono verificati, non ha senso parlare di isole di prossimità, ma forse ha più senso parlare della raccolta porta a porta. E questo va appunto va esaminato, lo stiamo studiando e lo stiamo studiando ora perché il contratto prevede invece le isole di prossimità. Quindi c'è da fare questo cambiamento anche a livello contrattuale, se porta a porta reputiamo che sia corrispondente alle necessità di queste zone, e quindi adottare provvedimenti anche dal punto di vista contrattuale necessari. Io dico questo perché insomma, soprattutto le poche isole dove si sono manifestate, dove si manifestano i problemi, sono isole che stanno proprio in corrispondenza di zone molto abitate. Ponticetti, l'altra si chiama Montepizzo, Monterazzano, quindi sono zone che effettivamente Monterazzano quando voi passate come quando spesi guardate a destra c'è un tempo, vedete molto che quella non è una zona agricola, o meglio forse è una zona agricola, oggi è una zona abitata, non voglio dire residenziale, ma una zona abitata, e quindi lì probabilmente guardare porta a porta forse è più pertinente che parlare di raccolta in prossimità. Quindi siamo qui per comunicare e vi ringraziamo per tutte le segnalazioni che fate. Questo indubbiamente è anche una sensibilità che non solo i cittadini ma anche la stampa riserva alla, diciamo, un ottimo funzionamento che deve avere la raccolta. E vogliamo anche informare che le modifiche che dovrebbero essere fatte verranno fatte senza criminalizzare né chi ha fatto il contratto prima di noi, né tantomeno sentirci noi criminalizzati, o magari sentire l'assessore in difficoltà perché qualcuno dà la colpa all'assessore, io ho sempre
due parole, perché poi preferirei che ci fosse, ecco, ci fossero le domande, anche perché ormai abbiamo dibattuto, credo, ampiamente sui rifiuti. Una cosa io tengo a precisare è che il sistema di raccolta e di servizio dei rifiuti in genere è stato stabilito con una delibera di indirizzo data dal Consiglio Comunale, quindi gli indirizzi sono precisi, sono quelli che si stanno eseguendo e che noi stiamo mettendo in atto. Non ho mai rinnegato i problemi che ci sono e me ne faccio carico quotidianamente, anche perché la raccolta è complessa, è complesso tutto il sistema di igiene urbana, ma è complesso di più, ecco, come ha detto il sindaco, la raccolta porta a porta nelle isole, nelle cosiddette zone C. Il problema della raccolta è ancora, diciamo così, in itinere. Io non lo considero un servizio concluso fino a che avremo giorno per giorno, minuto per minuto, risolto tutti i problemi. Ci sono anche delle isole che per fortuna funzionano molto bene, qui ci sono l'ingegner Moncelsi e Giorgio Giovanelli che quotidianamente fanno i rilievi, fanno dei rilievi, delle foto, seguono con il sistema GPS e devo dire che da quello che viene monitorato moltissime isole funzionano bene. Questo significa quindi che il risultato si può raggiungere in tutta la città. Ci siamo interrogati su i punti in cui non funziona, ci siamo dati anche una spiegazione e quindi, come ha detto il sindaco, torneremo in consiglio comunale per applicare il porta a porta in quelle situazioni dove la densità abitativa è tale che se non si attua quel tipo di servizio probabilmente il problema rimane sempre. Quindi voglio assicurare che il settore lavora dal primo giorno su questo. I problemi che ci sono, come ha detto il sindaco, non sono addebitati a nessuno, ci sono punto e basta, sono pure problemi fisiologici che proprio il tipo di servizio comporta e che comunque siamo ancora ad appena 5-6 mesi dall'inizio, ma siamo proprio a un mese dalla copertura di tutta la città, per cui io ritengo che siamo ancora veramente all'inizio e che c'è tanta strada da fare. Io spero semplicemente di avere la collaborazione dei cittadini, perché è fondamentale. Da parte nostra credo che tutto quello che c'è da fare lo stiamo facendo e qui finisco, sono a disposizione, penso, per le domande, che è la cosa più importante. Passo. Devo dirgli proprio sui numeri della, diciamo, degli utenti, insomma, perché c'è anche da vedere poi alcune situazioni con alcune utenze che forse non sono state censite, quindi magari se l'ingegnere ci racconta su questi numeri. Sì, un ragguaglio solo sulla questione che già accennavo qualche giorno fa, sul fatto che per procedere alla raccolta differenziata abbiamo sviluppato con la società affidataria, con il Termo Ambiente, un censimento delle utenze. Questo censimento complessivo delle utenze ha portato in fase di applicazione a rilevare circa il 15% di utenze in più, che è un numero estremamente importante da un punto di vista di concreta applicazione, il 15% di utenze in più rispetto a quelle che erano censite ai fini DASU. Questo significa che c'è tanta gente che usufruisce del servizio che non è regolarmente censito. Questo porterà chiaramente a una ricognizione di queste nominativa di queste utenze e naturalmente però conduce anche a una necessaria riflessione sui volumi, no, che queste utenze producono. Un altro elemento che era opportuno secondo me aggiungere dal punto di vista strettamente numerico, tecnico, insomma, ovviamente, riguarda il fatto che,
come diceva l'assessore, questo sistema di raccolta è conforme a ciò che il Consiglio Comunale di Viterbo ha deciso. Lo stiamo applicando, il contratto, la gara, l'attuale contratto sono conformi a ciò che il Consiglio Comunale. Quindi nel momento in cui c'è un indirizzo diverso, noi applicheremo un ufficio il diverso indirizzo, da questo è normale che sia così. Naturalmente però in questo momento stiamo applicando le previsioni contrattuali ed è c'è anche un dato necessariamente fisiologico relativo all'assestamento del sistema di raccolta, qui già parlavamo la volta scorsa quando ci siamo visti. Ulteriore elemento di riflessione però in questa fase è il fatto che, come diciamo già l'altra volta, la percentuale di raccolta differenziata che attualmente stiamo raggiungendo è del 22-23%. È indubbio che su questo dato pesa negativamente e un evidente eccesso di conferimento presso le isole di prossimità che viene sottratto al prelievo evidentemente porta a porta, cioè da questo sistema noi dovremmo riuscire a raggiungere a regime almeno il 30-35% senza organico raccolto. Ad oggi siamo al 22-23 in crescita, quindi nei prossimi giorni contiamo di poter comunicare dei dati in progressivo miglioramento in termini di efficienza. Però è chiaro che se io raccolgo molti rifiuti indifferenziati in un'ampia zona del territorio comunale, questo dato incide sui valori di raccolta differenziata e ci impedisce di raggiungere i valori di efficienza che ci aspettiamo da questo sistema. In questo senso quello che diceva il sindaco è strategico, nel senso che ovviamente poi il passo successivo per raggiungere gli obiettivi di raccolta è da una parte l'estensione dell'organico, noi abbiamo dato ordine alla ditta di procedere all'attività di estensione, cioè di attivazione della raccolta separata dell'organico, perché è un obiettivo che c'è e che va rispettato. Dall'altra, naturalmente, il miglior funzionamento delle isole di prossimità consente di tenere bassi i volumi di indifferenziato e quindi di alzare quello della differenziata. Però naturalmente questo sta un po' a tutti noi, no? Nel corretto uso delle isole di prossimità per i fini per cui esse sono state istituite. Cioè le isole non servono per uscire dalla città a cercare luoghi dove conferire il rifiuto, ma servono per quelli che abitano nella prossimità delle isole. Prego. Dunque a me piace, diciamo, questo modo di collaborare con l'amministrazione quando sento molta disponibilità, perché credo che sia una delle cose più importanti poter apprezzare, come ha detto il sindaco, quello che fa la stampa, perché vive i cittadini in prima persona sicuramente, e quindi questo è molto positivo. Io vivo l'isola di Strada Ellera, i contenitori sono su una strada privata e all'inizio accadeva veramente una cosa tragica, perché i cassonetti erano pochi, la gente chiaramente una volta che ha portato il sacchetto sulla macchina non lo riporta a casa, cioè sicuramente le persone civili è ovvio vanno a cercare un altro punto, anche se non potrebbe farlo, perché se tu abiti in quel punto della campagna, della periferia, dovresti rimetterlo nella isola che ti compete. Però è anche assurdo il fatto che uno se ne esce magari col sacchetto e poi la riporta a casa, riesce, perché lì a Strada Ellera capitava proprio che i contenitori si riempivano immediatamente, probabilmente erano insufficienti e l'ha capito la Viterbo Ambiente, tant'è vero che ne ha messi altri due. Quindi la cosa un po' è migliorata, però ancora ad esempio quindi sono uno della carta, uno del vetro e due e due della differenziata e della plastica e metallo, però ancora io lo vivo perché ci passo avanti tutti i giorni, quattro volte, quindi lo vedo e lo vedo bene, non posso dire cose che non conosco. Però la plastica si riempie immediatamente, quindi ancora una volta i due cassonetti sono pieni. Io credo che una delle cose che si dovrebbe fare, e sempre per la buona volontà che vedo in voi, e ripeto che mi piace, perché è questo che dobbiamo raggiungere, non la guerra, è quello di invitare la Viterbo Ambiente di passare più spesso. Cioè, io sono convinto che se il passaggio del mezzo che raccoglie la plastica passa tutti i giorni,
o un giorno sì o un giorno no, che credo che sia comunque, ma già sarebbe molto, risolve la questione. Invece io vedo che la plastica rimane lì 3-4 giorni, per dire la plastica, poi anche la carta a volte rimane diversi giorni, insomma non lo so, io credo che sia difficile, non è una cosa, però è competenza della ditta fare questo rilievo, con cui gli amici poi stanno facendo tutti i giorni, quindi ecco, era questo che volevo un po', però va bene, andiamo avanti, cerchiamo di risolvere. No, grazie. La domanda è per passare più spesso. No. Sì, era questo. Allora, la domanda era questa. Passare più spesso. Cioè, effettivamente... È, che è distratto, no, è distratto. No, effettivamente la carta, la plastica, mi sembra che più sia una volta a settimana, sbaglio. E quindi può essere che poco, oppure può essere anche che il cassonetto è sufficiente, e quindi magari si può passare anche una volta a settimana con un volume di raccolta maggiore, quindi questo è, però questo prevede il contratto. Non è escluso che, come giustamente diceva Galeotti, non è escluso che si possa anche correggere questa normazione di passaggio, quindi come tutte le cose vanno un pochino aggiustate. Io dico che il problema si è spostato dal centro storico alle isole di prossimità, non a tutte, perché anche la strada Edera è anche quella una strada ben abitata, nel senso che è una strada intensa, e quindi diciamo questo non è che ci rincuora, però insomma il problema è abbastanza localizzato, o meglio, sono localizzate nelle aree, in alcune aree di prossimità. Lì indubbiamente dobbiamo intervenire anche diversamente rispetto al contratto, però se vogliamo ottenere risultati che siano soddisfacenti non è un problema per dare il contratto. No, io volevo semplicemente dire, ecco adesso è venuto fuori strada Elena, però noi abbiamo come del lavoro che stanno facendo gli uffici, tutto un monitoraggio isola per isola in cui giornalmente, adesso facciamo l'esempio di strada Elena, è segnalata la presenza di rifiuti o meno e dove è segnalata. E per esempio ecco, strada Ellera marca sempre la presenza della plastica. Allora tutti questi dati ci servono a cogliere la debolezza, la carenza, perché magari l'isola è stata tarata per dire per 60 utenze, poi in realtà però siccome ci sono le utenze non censite, succede che lì anziché quelle utenze lì ce ne conferiscono almeno il doppio, quindi via via o raddoppiamo, abbiamo raddoppiato addirittura anche triplicato in alcuni casi i contenitori, quindi ecco. E questo deriva però da un lavoro giornaliero preciso che l'ufficio sta facendo per arrivare quindi a dotare le isole del numero necessario di contenitori. Sul fatto dei passaggi, noi abbiamo una calendarizzazione prevista da contratto, però io ritengo che si può sempre rivedere, perché tutto è, noi possiamo richiedere, però ritengo che se noi riusciamo a fare un conferimento dei rifiuti corretto, anche il calendario andrà bene, perché dipende anche da quello, perché magari succede pure che si fa qualche errore, che qualcuno conferisce il rifiuto che non è di quel giorno, in quel giorno poi rimane fuori, succedono anche di queste, a onore del vero dobbiamo dire che cioè, i problemi sono tanti, non sono soltanto quelli, cioè, ognuno di noi ha un po' di responsabilità, quindi dobbiamo essere molto accorti a fare il rifiuto in quel giorno, lo stesso giorno. Poi certo c'è anche la richiesta che abbiamo già fatto della plastica di aumentare qualche passaggio, quindi sono tutte collettivi che sono all'attenzione e sono in essere. Grazie. No, avete detto adesso, insomma, ci sono gli indirizzi del Consiglio Comunale, gli indirizzi però se indicavano che buttasse la uno dice magari andavano cambiati. Questo per dire cosa? Questo il problema che si sta verificando a Viterbo, insomma, tutto quello che riscontriamo da tempo, l'avete preso sotto, forse l'avete un po' sottovalutato all'inizio, nel senso oggi ci troviamo in questa situazione, ma le segnalazioni sono partite da quando è partito tutto il discorso, no, della raccolta nelle altre zone, però si sono fatte altre zone sempre con gli stessi metodi,
cioè avete forse preso coscienza del problema con ritardo. Un pochino di ritardo? Dunque, insomma, voglio dire, qui nessuno nasce imparato, come si suol dire. Io credo che questa tabella che l'assessore ha si riferisce a date dell'8 gennaio. Cioè se uno, mi dico l'8 10, perché era, insomma, l'8, allora voglio dire, se uno non fa un monitoraggio giornaliero, e direi anche in ore diverse della giornata per capire quando è che conferiscono e se ci sono anche dei conferitori attivi nella singola isola di prossimità, se uno non c'ha questo dato di rilievo, secondo me non è così facile sapere se il sistema funziona o non funziona in quel posto, perché come dicevo, io ieri ho fatto un giro insieme all'assessore, abbiamo fatto la zona di Grotta San Costello, sono andati giù, non mi ricordo nemmeno come si chiama quella zona. Cioè, tutto regolare, però effettivamente lì c'è una casa qui, una sta a 300 metri, un'altra sta a un chilometro. È chiaro che se io invece ho delle situazioni dove ho le case attaccate, lotti agricoli, insomma, che urbanisticamente lo sapete, sono stati divisi, no? Allora quello che ha 5 ettari ha fatto diviso, ha servito il terreno, magari che c'è la terra, allora lì ci sono 5 case, come se fosse una zona di utilizzazione residenziale. Poi magari qualcuno non viene censito. Cioè, il problema effettivamente adesso noi, dopo un mese circa, sono partite le isole di prossimità. E come hai giustamente segnalato, mi ripeto, io non è che voglio stendere un velo su quello che ha detto la stampa, in modo assoluto. Però diciamo, dopo il censimento di circa un mese, problemi che erano partiti dall'acqua bianca, che c'era tutto il problema di quelli che devi doppiare, poi la cimina, poi insomma, io leggo prima il giornale, anche se lo leggo la sera prima di andare a dormire, con la mattina. Però i problemi effettivamente ci sono, ma sono localizzati, guarda caso, o lungo le strade di alta percorribilità o nelle zone dove c'è una necessità abitativa. Però se uno non c'ha questi dati, per lì, effettivamente sì, lo devo pure prevedere, probabilmente non siamo stati in grado di prevederli. Però io torno anche a ripetere che non è che uno deve pensare che con la testa può sfondare il muro. Cioè, se non funziona in quelle situazioni, l'isola di prossimità si cambia. Cioè, questo vuol dire. Questo è un lavoro dopo, però per esempio, io faccio un esempio che era quello per esempio dell'informazione. L'informazione è stata carente alla prima zona e si è arrivati fino all'ultima. Io lo dico perché in centro, dato che facciamo esempi, centro storico, quando c'era il CEDO, io abito in centro storico, cioè non sapevo più a che dargli i fogli in cui mi dicevano quello che dovevo fare. Qua niente, qua ti trovi di sotto il secchione o quello che è, poi ciao. Allora, e è stato però così dalla prima all'ultima zona. La carenza dal punto di vista informativo probabilmente hai ragione. Io ti dico, zone di prossimità, c'è stata una carenza informativa che è stata secondo me anche questa, oltre che il discorso di carattere generale. Sposto il cassonetto da una posizione a un'altra perché faccio l'isola di prossimità, lì sicuramente due giorni, una settimana prima dello spostamento, qualche cosa che avrebbe dovuto avvisare l'utente, certo. E lì chiaramente la ditta di Terra Ambiente su questa è stata richiamata, insomma, come l'abbiamo richiamata su tante altre cose. Certo, lì c'è stata la carenza informativa e credo che sarebbe stato anche molto banale mettere un cartello dicendo che quella isola veniva spostata da un'altra parte. Negli indirizzi c'era però l'informazione. Sì. Negli indirizzi loro l'informazione l'avevano fatta. Sì, però secondo me toccava metterlo anche lì dove tu magari eri abituato tutti i giorni. No, erano negli indirizzi del consiglio, cioè tutta la parte informativa era prevista. Sì, sì, però io ti voglio dire, questa informazione diciamo data all'utente lì localmente dove conferisce il sacchetto, dove ha conferito il sacchetto per anno o per 2 o 3 anni, lì doveva essere avvisato magari una settimana prima che si spostava dal giorno primo di gennaio. Poi ti dico la verità, io credo pure che secondo me in queste zone cosiddette, io chiamo ex agricole perché secondo me gli agricoli ci hanno poco, insomma, lì bisogna che ci mettiamo le mani a livello di avibilità, a livello di raccolta, insomma un po' a tutti i livelli, perché di fatto noi andiamo a, come comune, andiamo a subire una urbanizzazione nata in maniera spontanea, non secondo le previsioni di piano di lavoro. Questo ce lo dobbiamo dire, però di fatto ci sono queste zone agricole ormai urbanizzate, che sono però zone diciamo senza urbanizzazione secondaria. Io parlo di scuole, posso parlare di infrastrutture e posso parlare anche di raccolta rifiuti urbani, dove non è più pensabile che possano essere trattate come zone agricole. Cioè,
diciamo, voglio dire, è un insulto che facciamo alla nostra intelligenza, perché se ti fai alcune strade rurali qui del comune di Viterbo, chiamiamo le rurali, ma di rurali non c'hanno più niente e dobbiamo intervenire. E siccome il servizio è un servizio di urbanizzazione, la raccolta di rifiuti solidi urbani, lì dobbiamo calzarla non in funzione del piano regolatore che prevedeva la zona rurale, ma sul fatto che di fatto sono zone che hanno perso la loro ruralità. Per quanto riguarda questa avviazione del censito, a questo punto partiranno le azioni, immagino, di denuncia. Ma io mi auguro che adesso coloro a cui è stato consegnato il biluccino, nel caso dove c'era porta a porta, qualcuno diciamo a comunicare, insomma, io reputo che sia molto opportuno che volontariamente uno proceda quanto prima a comunicare la sua esistenza, che poi secondo sono situazioni magari che si sono, ci sta pure qualcuno che ha detto, non so se me l'ha detto te, qualcuno che ha detto, dice, ma a me non mi è arrivato niente, magari abitava lì e che insomma dice, a me non mi è arrivato niente, quindi non si era mai posto il problema, che aveva anche lui in una zona dico prima rurale e doveva essere censito. Quindi io credo che il comune debba fare quantomeno così, una manifestazione che vuole conoscere chi sono gli utenti, e quindi vanno, secondo me dovremmo ricomunicare anche le superfici degli utenti, anche quelli storici, secondo me, perché da qui non so quanti anni sono passati, non lo so. Penso 10? Io penso fosse di 10 anni, quindi insomma la fotografia di 10 anni fa non è quella di oggi. Allora forse più che pensare a fare dei controlli che si possono fare pure vedere, secondo me chiede che ognuno sia un annuncio, anche se cambiano le superfici, insomma. E poi non abbiamo deciso, quindi cerchiamo di dire che si farà così, insomma, qualcosa lo abbiamo fatto, perché effettivamente ci sono delle situazioni di incensione. No, c'era lui, però scusa. È uguale. Secondo me sono incensite queste cose, probabilmente qualcuno volutamente, però siccome io credo che l'ultimo censimento che fece per la società che si chiamava c'era un nome strano, prima del CERN, insomma, la società, no, questa società che faceva, com'è? Esatto, Custer, quindi sto parlando, Vedo è stata l'ultima, sì. Posso sicuramente che sono l'ultima, sarà 97-98, più di lì. No, quindi secondo me questo censimento non è stato fatto e credo che questo debba essere fatto. Presumo che sia l'ultima, sia questa della Custer, presumo. Per il discorso della differenziata io credo che sia un fatto culturale. Devo dire insomma che dall'attenzione anche che vedo così in qualche cittadino, soprattutto all'interno del centro storico, sono quelli che hanno modo di incontrare spesso, io credo che questa cultura sta venendo fuori, va fatta nelle scuole e anche qui va fatta maggiore informazione. E so che il Viterbo Ambiente deve iniziare questa informazione, anche nelle scuole. So che comunque deve essere fatta anche una campagna nelle scuole, credo che sia insomma. Di fatto se poi facciamo la differenziata risparmiamo i soldi, perché quando si partirà con l'umido, una volta che l'umido sarà regime, risparmiamo l'8,45%, sbaglio perché è un dato che mi ricordo, quindi l'8,50% sul canone d'appalto insomma, che noi paghiamo a livello ambiente, il che significa che se sono 9.650, quindi sono 650.000 euro di risparmio, che significa che ci facciamo magari qualche scuola, qualche buca che si può chiudere, qualche strada, quindi insomma credo che. Non i prezzi della luce. Ma forse lo faremo meglio. Io ho detto no. Io sono sempre per avere l'esperienza, cioè ricevere l'esperienza, sia positiva che negativa, insomma. Poi se noi andiamo avanti dritti, secondo me non andiamo da nessuna parte, rischiamo di farci male.
No, detto io, forse lo farete meglio, no? Quanto riguarda l'estensione del porta a porta a queste zone periferiche, che tempi ha, che opere aggiuntive ci vuole? Allora, stiamo già predisponendo, io penso che entro un mese, fine di febbraio, massimo quindi in marzo, lo terremo. Sull'onere non abbiamo ancora quantizzato, anche perché bisogna che ne parliamo con la società e che vediamo la differenza. Cioè il contratto prevede che noi aggiungiamo fino al 20% o sottraiamo, eccetera, quindi staremo a vedere di che entità è la cifra e ci auguriamo che non abbiamo oneri aggiuntivi, insomma. Sì, anche perché quest'onere, tra l'altro, viene assorbito dall'utente, certo. Perché l'utente nelle zone di prossimità paga il 30%, nel momento stesso che fa il porta a porta paga il 100%, e anche questo è un fatto, insomma, di equità. Cioè, se io sto in una zona agricola, però diciamo che è diventata quasi residenziale, un minimo di giustizia pretende che paghi con quello che sta in una zona residenziale. Quindi non credo che qui andiamo a fare un atto di giustizia per chi sta nelle zone agricole, nelle vere zone agricole, dove ancora può esistere l'isola di prossimità. Cioè quello in sostanza si prende la macchina e la trasferisce all'isola di prossimità, fa 500, un chilometro e mezzo, e quindi c'è un disagio. Se tu c'hai la raccolta porta a porta, il disagio non ce l'hai. Cioè, insomma, effettivamente l'onere deve poi ricadere sull'utente, perché in effetti è un servizio migliore. Una domanda l'ha già risposto adesso, volevo capire Monte di Centi, Monte Pinzo, Monte Razzano, c'è altro? Al momento mi sembra di no, mi sembra che c'è qualche cosa in prossimità di San Martino Tobia, qualcosa anche lì. Sarà la Cassione di Monte Razzano? Io sì. Tra la Pianta del Cerro? Secondo me anche Pian del Cerro è la quercia, no? È bagnata. Sì, Pian del Cerro è stata una delle isole infatti così molto, però al momento è entrata. Sì. Di quanti totali di abitanti più o meno si tratta? Ancora il numero non lo sappiamo, dovrebbe essere, abbiamo dedotto, intorno a 1000, facendo 1500, un conto 1500, articoloso, perché siccome le campagne sono 3500 abitanti, fatte le deduzioni dovrebbe essere, però la realtà col beneficio insomma di tutto, perché non è un dato. No, parliamo di utenze, però no, diceva giustamente l'ingegnere, sono 3000 utenze. Utenze. Quindi potrebbe esserci su 3000 utenze, ci potrebbe essere 1000 utenze che potrebbero passare a porta a porta. Oh, assessore, si era parlato anche dell'installazione di alcune telecamere per il sì. Credo che finalmente, ecco, abbiamo fatto l'impegno di spesa, stiamo e quindi le installeremo, come abbiamo sempre detto, nelle isole più così, tra virgolette, difficili, e poi le faremo pure girare, perché sono mobili e si possono in maniera tale da avere anche un controllo per studiare pure meglio, ecco, il fenomeno delle isole che non vanno. Perché io voglio dire una cosa, prima è stato detto che ci sono gli indirizzi, però allora io non voglio entrare in merito né di un contratto che abbiamo trovato, né tantomeno chiedermi se eravamo pronti, cioè se la città era pronta, perché noi siamo arrivati, l'abbiamo trovato e abbiamo dato l'indirizzo. Però io devo dire che col senno del poi, con quello che oggi, che è gennaio, col processo che stiamo facendo, che abbiamo fatto da giugno fino adesso, io penso che non si può prevedere se non, ecco, facendo il servizio e attivandolo, e considerando che il primo anno, i primi 10 mesi sono quelli che servono meno di situazioni. Io credo pure se fosse stato fatto il contratto migliore del mondo e con tutti diciamo così gli accorgimenti, comunque con la raccolta porta a porta, io dico sempre, un abito su misura che giorno per giorno si definisce se è giusta, fino a che non si arriva poi a una situazione ottimale. Quindi con
questo credo che ho risposto a chi può pensare che è stato iniziato con leggerezza o che il contratto era fatto male o che chi oggi come noi lo sta attuando. Io la responsabilità me ne prendo, non ho nessuna difficoltà e credo che doveva essere così, non c'era altra via. Soltanto misurandosi giornalmente col problema, il problema si risolve, non c'era altra via. Io volevo dire un'altra cosa, adesso quel suggerimento delle telecamere secondo me, visto l'inciviltà di tanta gente, è importante, però suggerisco anche, sempre per quello spirito di collaborazione che ci deve essere sia con i giornalisti che con l'amministrazione, di mettere in ogni isola una palina con scritto che c'è la telecamera. Lasciandole fisse in tutte le isole e con questo sistema di far girare le telecamere, uno non dice il falso, nel senso che a volte la telecamera c'è e a volte non c'è, però io credo che sia un deterrente per le persone che non si comportano bene mettere una palina con un segnale che c'è una telecamera fissa che gira, ecco. Anche perché sì, ecco, io lo farei poi lo dovresti anche fare perché è d'obbligo, credo, no? E, anche perché rivivo sempre la stradella che la vivo tutti i giorni, i contenitori sono nascosti, in effetti la prima volta che sono stati spostati, hanno ragione i colleghi quando io non c'è stata la comunicazione, vabbè, torniamo indietro perché qui dobbiamo andare avanti, sono stati spostati in una posizione più interna a strada Ellera, più dentro, prima era all'inizio dove era la ferrovia, poi è stato portato dentro, io non vivo, ripeto, lì sempre, non ho visto da solo il movimento, non c'è stata nessuna comunicazione, però è anche nascosto e quindi induce le persone a fare i furbi, insomma, ecco, quindi questa cosa di un palo che dice qui c'è la telecamera, insomma, potrebbe essere un aiuto per migliorare il servizio. Dentro? No, per l'improvviso. Su quello che ha detto l'assessore, il discorso suo di vedere, no, perché l'abito su misura, cioè io sono d'accordo, però vabbè, che sono d'accordo è poco importante. Però il suo ragionamento secondo me fa una sola parte, cioè se tutta questa raccolta differenziata fosse stata un mutuo, in realtà si è partita a zona, cioè vista la prima zona. Non potevate già partire da lì con dei correttivi, questo intendevo dire prima io. Allora, il problema è che noi siamo partiti dal centro abitato e devo dire che nel centro abitato i problemi si sono risolti con una rapidità del tutto diversa dalle zone di campagna. Forse sarà perché per il centro abitato noi abbiamo fatto un pochino di informazioni in più, perché abbiamo incontrato quartieri per quartieri, risposto alle domande, poi che abbiano partecipato tutti a un altro discorso, però devo dire che problemi enormi non li abbiamo registrati i primi giorni, poi è finita lì. Invece i problemi grossi sono sorti nella zona C, uno perché giustamente l'informazione non è stata come nelle zone B, è stata inferiore, e comunque non è finita perché continueremo a farla. Adesso mercoledì iniziamo a San Martino proprio per un'informazione sulle isole di prossimità e ci sono i punti informativi in città, insomma continueremo a farla nelle scuole perché non è mai abbastanza, però ecco, il discorso è questo, che non abbiamo fatto tesoro dalle zone B perché le zone B non hanno dato le problematiche, i problemi che hanno dato le zone C, ed è dalle zone C che stiamo partendo per ristrutturare, mentre invece nelle zone B l'unico discorso che abbiamo sempre sottoposto, perché non prendere in considerazione il cassonetto per la plastica anziché la busta che è tanto brutta e antidecoro, basta, però altri problemi, devo dire che la città ha collaborato, collabora. I primi giorni c'era il problema del rifiuto a terra, però poi adesso, tranne con lo sporadico caso del sacchetto isolato, c'è sempre qualcuno purtroppo che... Posso aggiungere rispetto a quello che diceva Enrica, l'altra considerazione, cioè io torno sempre sul fatto che
il comune di Viterbo è molto eterogeneo, cioè non c'è una soluzione per la zona, riguarda sempre di prossimità, non il comune diciamo di Cinque, nella città murale. Cioè se uno va alla strada Salerne o Torre del Guercio, che conosciamo, quella strada, che ne so, Castiglione, quelle nel piano regolatore sono zone bianche. Allora, in alcune zone dove c'ho parecchia densità, dove tra l'altro sono nate costruzioni rurali, dove al piano terra c'era magari il magazzino, poi è diventata abitazione magari del figlio, della moglie, del parente, eccetera, magari tutto a posto dal punto di vista urbanistico, condonato, eccetera, però di fatto la densità abitativa in alcune zone è elevata, sono zone residenziali. Nel contratto non sono censite come zone residenziali, contratto diciamo di raccolta, ma come isole di prossimità, quindi io generalizzo sia la strada magari che sta giù a Prodi San Stefano, dove c'è una casa a un chilometro, sia la strada Salerno, dove c'è una casa a 100 metri. Allora, in questa generalizzazione purtroppo capisco che le cose non possono funzionare allo stesso modo. Sì, forse toccava pensarlo prima, d'accordo, però se c'hai anche delle utenze non censite e che quindi diciamo non ti figurano quando fai il calcolo del volume del cassonetto da destinare a quell'isola di prossimità, perché risulta insufficiente dopo che hai visto che sei riempito, e dici allora se non c'ho strade esterne e cassa, ma diciamo l'apporto è solo quello delle persone che stanno in quel perimetro e i calcoli che sono stati fatti prima risultano insufficienti, perché? Anche perché ci possono essere utenze non censite. Ecco, se io non faccio questo rilievo della situazione, secondo me non è che riesci ad avere poi, come posso dire, la soluzione migliore a quel problema. Adesso non so, per mesi che è partita la possibilità. Che abbiamo finito, sì, ma neanche. Sì. Vabbè, quindi diciamo circa un mese. Adesso è il momento di adottare con coraggio i cambiamenti. E qui effettivamente io sono dell'avviso che è inutile che insomma raddoppiamo tutte le volte i cassonetti, perché tanto ci può essere anche quello estraneo a quello di Viterbo, anche perché vedere questi battiti di cassonetti non è sempre una bella cosa, l'abbiamo tolta nelle città, a me insomma piacerebbe anche le zone agricole fosse veramente agricole. Allora molto spesso forse bisogna aumentare i cassonetti dove è necessario aumentarli in funzione dell'utenza, ma non in funzione dell'apporto, perché sta apporto può essere un cittadino di Viterbo, ma può essere anche quello di Vitocchiano, quello di Ralla o quello di Carvina. Quindi ecco perché dico, secondo me alcune situazioni vanno, come diceva lei l'assessore, vanno, come posso dire, calzate su misura, perché effettivamente non tutte le situazioni sono uguali. Ora un cavo di vetro forse sì, però io siccome non credo che uno ha la bacchetta magica, prendo atto che la situazione va migliorata, soprattutto in alcune isole di prossimità, dove effettivamente l'ipotesi contrattuale secondo me non funziona. Quello dite voi, non è quello di voi. L'ultima conferenza stampa ci aveva detto che lui non sarebbe partito nell'arco di 6 mesi. Adesso invece parte prima. È cambiato nel frattempo. Parte prima perché grazie alle sollecitazioni della stampa noi dobbiamo insomma dare le risposte più tempestive. Io non vedo che a volte mi dà fastidio leggere, però poi siccome sono una persona che mi piace leggere e scrivere, allora dico. Avrete individuato le soluzioni, immagino, visto che c'è questa accelerazione. Lascio la parola all'ingegnere, credo che soluzioni particolari non ce ne sono, insomma, lì te parlo. Dove fa il porta a porta c'è da mettere anche il bidoncino, come si chiama così tecnicamente, il bidoncino del Lumino. Quello è il bidoncino a tenuta. Adesso tecnicamente credo che la ditta insomma stia predisponendo, ma noi già gli abbiamo dato, no? Sì, comunicazione che vogliamo partire. Anche perché quello è quello che ci fa risparmiare un po' di soldi, no? L'abbiamo detto prima, no? Che ci fa completare ciclo delle 4 ore. Esatto. E soprattutto risparmiamo l'8,45% sull'appalto. Grazie. C'è pure qualcuno che vorrebbe una sorta di cesta, visto quello che va da canestro, ma l'ho detto dalla macchina, riescono a centrare, qualcuno mi ha detto. Ciao.